Nel 1966 il chitarrista inglese Jimmy Page si unisce agli Yardbirds e inizia a collaborare con il bassista John Paul Jones. Nel 68 va a sentire il cantante Robert Plant. Inizialmente la sua voce lo innervosisce, ma poi decide di arruolarlo. Plant a sua volta gli consiglia il batterista John Bonham. Il nome viene cambiato in New Yardbirds e successivamente Led Zeppelin. Nel 1969 vengono pubblicati sia il primo che il secondo album. Il successo è immediato, diventeranno capisaldi del heavy rock. Dopo la svolta folk del terzo album, il quarto conterrà la leggendaria Stairway to Heaven. I successivi Houses of the Holy e Physical Graffiti hanno influenze variegate. Ne è un esempio l'orientaleggiante brano Kashmir. Dal 76, due eventi sconvolgono la vita di Robert Plant: un grave incidente auto e la morte del figlio Kara. Voci di maledizione legate a Page e alla sua passione per l'occultismo si fanno sempre più insistenti. I successivi Presence e Through the Outdoor sono dischi minori. La magia è finita. Nel 1980, Bonham muore per eccesso di alcol a casa di Page. Gli Zepp comunicano alla stampa il loro scioglimento. Da lì in poi qualche concerto insieme, ma la vera reunion dei Record è quella del 2007. Oggi Jimmy Page vorrebbe far ridecollare il dirigibile, ma Robert pare proprio non ne voglia sapere.